Momento di stasi in chiave mercato per il Pescara. La parentesi estiva si chiuderà il 17 agosto, ma al momento il presidente Sebastiani e il DS Leone sono stati chiari. Colpi in entrata ci saranno solo in caso di uscite. I fronti più caldi sono i ruoli di centrale e di centravanti. Nel primo caso il Pescara fa fatica a piazzare Michele Fornasier. La questione è nota. Il giocatore ha mercato in Serie B, ma nessuna squadra ha intenzione di almeno pareggiare l'ingaggio che l'ex doriano ha col Pescara. Si è peraltro chiuso con un nulla di fatto l'interesse degli olandesi del Fortuna Sittard, col risultato che Emanuele Swager, pronto a riempire la casella lasciata libera da Fornasier, sta rompendo gli indugi ed è pronto ad accasarsi al Carpi. Stessa situazione per Andrea Cocco, stipendio importante e difficoltà di approntare una operazione in uscita, anche se il tecnico Pillon continua a spendere belle parole per il centravanti sardo, e allora non è escluso che Cocco possa restare e che l'uscita possa riguardare Christian Bonino. Pillon nelle ultime amichevoli lo ha provato come esterno e l'ex Alessandria si è anche ben comportato, ma il messaggio è: con Monachello e Cocco, Bonino è la terza scelta e magari il giocatore potrebbe trovare più spazio altrove, anche perché tra poco, con l'arrivo anche di Capone, ci sarà sempre meno spazio sul settore esterni. L'eventuale partenza di uno tra Bonino e Cocco sarebbe compensata dall'arrivo del gigante Gianluca Scamacca in prestito dal Sassuolo, ma anche in questo caso i tempi sono ristretti. Sul centravanti, vice campione d'Europa Under 19, c'è il forte interesse dello Spezia. Altri ruoli dove il Delfino può intervenire sono il vice Fiorillo, se non sarà Castrati, ora si guarda al 21enne Michele Di Gregorio, estremo che l'Inter ha girato all'Avellino, club per cui il CONI ieri ha confermato l'esclusione dalla B. E poi il ruolo di terzino sinistro, dove un puntello serve in alternativa al 35enne Del Grosso e al promettente ma molto acerbo Elisalde. Intanto ieri alla ripresa degli allenamenti si è rivisto Frank Canutè, le cui sorti sono tutte da decidere, come da decidere anche le destinazioni dei vari forte, se l'ha e Carcalis. Liamga ieri era al Poggio, ma è destinato a rientrare al Chievo per essere girato in prestito altrove.